non uso luci artificiali, non uso, diciamo, flash, lampade, tutte a luce naturale sono le foto. E comunque tirare fuori poi la storia di queste foto, che cosa è successo, perché per esempio alle mie spalle c'è il crocifisso di Naccarino che è tutto rappezzato, sembrano tante ferite. E a me è piaciuto tirare fuori la storia. Ti devo raccontare la storia? Allora, innanzitutto fu regalato da Ferdinando di Borbone a questa chiesa. Nel 1926 la chiesa subì un grosso incendio. Subendo questo incendio, ovviamente si bruciò la croce, andò a terra 1000 pezzi. I devoti raccolsero i pezzi, però non c'erano le possibilità di rimetterla a posto, non c'erano tecnologie, personaggi esperti. L'unica fortuna che hanno avuto è stata quella della zona della sanità, che c'erano le botteghe dei marmolai. Chiamarono questi personaggi, diciamo, questi artigiani, e loro lo incollarono con una santa pazienza, lo incollarono tutto, ed è rimasto così dal 1926. Tanto che io ho detto più di una volta, mentre lo fotografavo, mi ha dato l'impressione che mi guardava.